ragazzi come noi, con in più quella forza nella mente, uniti in missione per combattere contro il male che tra la gente presto arriverà, mutando gli umani in virus insani. Sono alieni nemici della terra libera, distruttori dell'umanità. Lo stato di salute del pianeta ha ormai raggiunto il livello di allarme, ma c'è di più. I campioni biologici raccolti dimostrano che esiste un forte incremento dell'inquinamento nelle zone più calde del globo. E questa è la prova che l'inquinamento è direttamente legato alla violenza e alla malvagità dell'uomo. Immagini come queste riempiono ormai le televisioni di tutto il mondo. Purtroppo è come se ci fossimo rassegnati alla nostra distruzione. No, non capisco dove voglio arrivare. Non è possibile, è decisamente assurdo. Non mi spiego proprio come mai continuano a farlo parlare. Sì, insomma, non si era licenziato. Sì, infatti. Oh no, ci risiamo. E allora, cosa dovremmo fare, professore? Aspettare la fine del mondo? Possiamo ancora salvarci, ma dobbiamo intervenire rapidamente. Le mie ricerche hanno messo in luce l'esistenza del gene della malvagità, che potrebbe rivelarsi l'elemento chiave nello studio delle relazioni tra inquinamento e uomo. Prego, papà, smetti di parlare, altrimenti ti massacrano. Non esiste alcuna prova scientifica dell'esistenza di un gene della malvagità, e lei dovrebbe saperlo. Forse è un bene per tutti che non faccia più parte del Neos. Anche se non lavoro più al Neos, dedico la mia vita allo studio dell'ambiente. Sto mettendo a punto una formula. E dove li svolge questi studi? È vero che si è rintanato in una specie di laboratorio segreto? L'incidente di sua moglie le ha tolto lucidità per continuare a lavorare. Ma come si permette di tirare in ballo Sofia? Mamma. Mi stia a sentire. Quello che è successo a mia moglie Edward, non... ti prego, non è il caso di andare oltre. La storia della formula lo ossessiona. Da quando è morta la mamma se ne sta in quel laboratorio. Devo convincerlo a lasciar perdere. Stupidi che non sono altro, non hanno la minima idea del pericolo che incombe sul pianeta. Devo completare la formula al più presto o sarà la fine per tutti noi. Devo fare in fretta, ma ogni giorno raccolgo decine di nuovi campioni. Ogni forma di inquinamento è diversa dalle altre, ma affinché la formula funzioni deve essere capace di contenerle tutte. Molto interessante. Davvero molto interessante.
Maledizione, Davide, quante volte ti ho detto di non venire qui? Hai assistito alla conferenza, vero? Vedo che hai sentito la mia mancanza, papà? Devi smetterla di renderti ridicolo davanti a tutti. Dovevi tirare fuori la storia della rigenerazione della Terra anche stavolta? Davide, ma non capisci? Ci sono vicino. È quasi completa e potrebbe cambiare tutto. Siamo ancora in tempo e... Davide ha ragione, ma la formula è ancora instabile e il laboratorio è troppo pericoloso. Non voglio perderlo, come è già accaduto con Sofia. Wow! Che tempaccio! Mai vista una cosa del genere! Fino a poco fa c'era il sole e ora sembra stia per arrivare un uragano. Meglio che salga subito a bordo. Ehi, Davide! Eh? Si può sapere dove eri finito? Perché? Che succede? La partita! Ah, la partita! Certo! Scusa, Sam, me ne ero dimenticato! Siamo già sotto di 2 gol. Senza di te, Mark ci massacra! Quel buffone! Dai, andiamo, gli faccio vedere io. Mark! Sì! E dentro un altro! Ormai non hanno più speranza! Sei grande! Ehi, Alice! Che ne dici di uscire con il vincitore dopo la partita? Il prossimo gol lo dedico a te! Sì! Scusa, amico, ma questo è il mio posto. Ciao! Ti sono mancato? Ecco il grande Giorgio che scende tra noi mortali. Per portarti via sul mio bolide splendente. Preferisco dormire sugli spalti. Vai! Ci sono anche io, Mark! Ora si gioca sul serio. Cosa? Aiuto! Finalmente c'è Davide! Non mi dire che ti interessa quel piccoletto! Io non l'ho neanche visto arrivare, però è veloce! Devo stare attento! Mark gioca pesante! Davide è velocissimo! Devo fermarlo a tutti i costi! Vai, Davide, vai! Sei più forte! La mia caviglia! Che ti succede? Non corri più ora. Forza, Davide! Rialzati! No, no! Oh no, Davide, non si rialza! Mark gli ha fatto male! Davide! Ora ti spacco la faccia! Meglio che stai lontano! Ah!
Forza, muoviti, muoviti! Ma chi ti ha dato la patente? Oh! Ha assorbito tutta la potenza dell'antenna! Non mi sfuggirà! Campo del sacco, ti maledetto! Che sono? Non lo so! Presto, anche voi sarete virus! Spara, spara! Possiamo procedere! Ma che cosa? Scappa, Davide, scappa! Sei finito, ragazzino! Davide, muoviti, che aspetti? Mi devi un favore. Ok. Mark si è trasformato. Ne parliamo più tardi. È inutile che scappi, Davide. Ormai sei mio. Come noi, con in più quella forza nella mente, uniti in missione per combattere contro il male che tra la gente presto arriverà, mutando gli umani in virus e sani. Sono alieni, nemici della terra.